Amiche ed amici di Rete 8, un cordiale saluto da Lorenzo Valleriani alla voce, a parte tecnica Mario Giacchetta, e benvenuti allo stadio Rubens Fadini di Giulianova per l'incontro valevole per la giornata numero 26 del campionato di eccellenza 2022-2023. Il Giulianova cerca di accelerare, limite dell'area di rigore, doppio dribbling, il pallone gestito benissimo, il traversone al centro, non ci arriva lo stesso Bana. Sinistra per Mastrilli che carica il mancino, sovrapposizione esterna, ancora Mastrilli, ha perso forse l'attimo giusto, ma la conclusione da parte del numero 4 fermo con Palena, che aveva intercettato in due tempi. Ma è ancora vivo il pallone per il Giulianova, fermo che cerca lo scambio, l'apertura a sinistra è buona, il cross di Fioretti sul secondo palo con il cross di Fioretti, attenzione a questo giro palla perché lì il terreno è clamorosamente rovinato, e allora lo spuntore ci prova con l'incursione da parte di Liguori, 21, e allora si prosegue lo scambio ancora con Fioretti, il destro murato da Zanetti. Giulianova in pressione, fermo Palena di Camillo. Aspetto del gioco aereo evidentemente è decisamente più dotato da parte del 9. Nel frattempo una sassata improvvisa, credo di fermo se non erro. Mancino, parte il fischio, parte il mancino, il cross violentissimo, il pallone che finisce sui piedi di fermo, e ancora una volta super Palena sul primo palo, dice di no a fermo. Lì vicino c'è Fioretti, tra i due si mette Luciani che recupera la sfera, sfera che poi però viene intercettata dal 21 giallorosso, il destro alto. Recupera il pallone Bana, lato corto dell'area di rigore dello Spoltore, il cross improvviso, ed eccolo qui che ci mette subito il piede Francesco Di Paolo. Di Paolo, il cross immediato, specchio dell'area di rigore attraversato in maniera totale, al netto del recupero ovviamente. Forse ci sarà anche l'opportunità del frattempo Selvallegra, il miracolo, doppio da parte di Boccanera. Ma che ha fatto Boccanera? Il pallone che Federico Francesco Di Paolo, lo scambio, stringe, poi Mastrilli, il mancino e la rete! La rete di Mastrilli, incertezza difensiva doppia da parte dello Spoltore, non usciva dalla panchina del Giulianova. Nel frattempo ancora un pallone perso, il pallone di Rossi, 2-0 Giulianova, un suicidio calcistico da parte dello Spoltore, che nell'arco di 3 minuti circa forse ha buttato al vento l'occasione di riportare a casa almeno un punto dal Fadini. È difficile da mandare giù perché lo Spoltore ovviamente ha avuto l'occasione per vincerla la partita, ma poi però davvero un arachiri clamoroso da parte degli azulgrana, che con due errori difensivi hanno indirizzato definitivamente questo match valevole per la 26esima del campionato regionale di eccellenza Abruzzo 2022-2023. Vince il Giulianova 2-0 grazie ai gol di Mastrilli e Rossi. Giulianova che a 54, Spoltore che rimane a quota 29, questo era l'anticipo. Ovviamente domani cristallizzeremo tutta la giornata grazie alle gare che si svolgeranno ovviamente puntuali alle 15. Mister Morelli, Boccanera ha detto di no per ben due volte, in telecronaca diretta ho detto pareggio che dopo questa doppia occasione può star bene al Giulianova, poi addirittura è successo dietro un patatrac, senza offese per nessuno, un suicidio calcistico da manuale.
Sì, Boccanera ha fatto due parate incredibili nella stessa azione. Penso che fino allora avevamo fatto un'ottima partita concedendo veramente poco, considerando anche un po' la differenza tra le due squadre. Loro sono costruiti per... Mi sono permesso di dire, a un certo punto eravate più un under 19, con tutto il rispetto per i ragazzi. Certo. E mi dispiace dire che secondo me quell'errore, no, nell'andare a saltare di testa e non mantenere la posizione, ha generato quello che poi è avvenuto con la difesa, che ovviamente poi si è sbilanciata, no? Però... sì, perché hanno dovuto tutti scivolare, scalare le posizioni. Se mi permette, siamo stati anche un pochino sfortunati, perché diciamo che Buonafortuna era riuscito a chiudere, sì, un rimpallo, ha calciato anche forte il rimpallo, gli è arrivata proprio davanti ai piedi, poi ha fatto un grandissimo gol. Ha trovato l'angolino. Sì, a quel calcio Mastrilli ce l'ha, quindi su quello c'è stato un errore in partenza, poi siamo stati anche un po' sfortunati, se mi permette, però errori di gioventù questi ci stanno, come dice lei, siamo una squadra con tanti ragazzi e più i nostri over e il mister che comunque ci danno una mano, però qualche errore così purtroppo ci sta, dispiace. Allora, il calendario ovviamente capiterà a tutti o è capitato a tutti, prima l'Aquila e poi Giulianova. Allora le chiedo se queste due partite hanno lanciato dei segnali importanti per cercare a questo punto una salvezza tranquilla, oppure hanno evidenziato qualche errore non solo di gioventù ma anche di impostazione tattica, forse c'è qualcosa da migliorare a prescindere dall'avversario. Vi ha dato qualche certezza o addirittura vi ha un po' peggiorato lo status mentale? No, secondo me ci ha dato delle certezze, perché comunque abbiamo fatto due ottime partite, ripeto, con due squadre nettamente superiori, e non subendo neanche tantissimo, ovviamente giocando magari un po' più di ripartenza, dovremmo essere un po' più cattivi e un po' più fortunati anche, se mi consente, là davanti, ma io penso che tatticamente abbiamo fatto due partite buonissime, e soprattutto con una cattiveria agonistica che alcune partite precedenti, vedi Ortona, magari Nereto, non ci avevamo messo. Se ci mettiamo questa cattiveria qui, secondo me, spero che riusciamo a salvarci senza play-out, diciamo. Mister Cerasi, a un certo punto sembrava ottimo il punto, Boccanera ci ha messo le mani, non solo. Volevo chiedere al presidente, a proposito di Bocca, una cena gliela offre lei e l'altra gliela offre la squadra al numero uno? Glielo offriamo soprattutto perché è diventato papà, e quindi gli faccio gli auguri, perché è un uomo veramente da spogliatoio, un uomo che tenerlo è un privilegio, perché detto e ridetto, tanto abbiamo usato tanti aggettivi per questo ragazzo, quindi non è di questa categoria tutte le solite storie. Poi noi, come si dice, lo paghiamo per questo, quindi ha fatto un intervento, due interventi ravvicinati che probabilmente in questo tipo di partita ha fatto la differenza, come un attaccante che fa gol in un momento non brillante. Noi questi due gol l'abbiamo cercato fin dal primo minuto, io ho dei ragazzi, sto stando dentro lo spogliatoio, che mi guardano con una voglia ingomiabili tutti. Sono contento di questo gruppo, sono contento di quello che stiamo facendo, sono contento di tutto, cioè, nonostante che abbiamo passato un periodo non brillante, soprattutto con le squadre giovani così se ne può risentire con questo tipo di ambiente, però la curva in particolare, ma tutti ci hanno sorretto pure in questi momenti. Tanti palloni messi al centro, è mancata la zampata vincente, poi forse i due gol, ma soprattutto il primo, quello che ha un po' stappato la partita, è arrivato in modo inaspettato, perché ovviamente un contropiede del genere, un errore in difesa a 5 minuti dalla fine, forse nemmeno lei se l'aspettava. Sì, però soprattutto pure nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, per la struttura che ho messo in campo ci stavano di queste palle messe in mezzo, quindi ci dovevano stare, non riuscivamo a trovare questo impatto, non riuscivamo a trovare questo tempo di entrata, però io penso che veramente loro stanno dando veramente tutto, soprattutto non voglio dimenticare, lo dico soltanto quando vinco, ci mancavano 6 titolari. Mister, non voglio ovviamente trovare giustificazioni, però il terreno di gioco secondo me rallenta e di tanto la manovra del Giulianova, non solo in fase offensiva ma anche nel giro palla difensivo per andare a trovare gli spazi giusti. È quello, può essere quello uno dei problemi, oppure effettivamente un piccolo calo è fisiologico e lo avete avuto in questo ultimo mese?
Sicuramente, ti posso confermare Lorenzo che per come ci alleniamo, per l'intensità che ci alleniamo al custom, qua non riusciamo ad averla. Proprio stamattina mi sono riunito qua con la squadra prima del pranzo e abbiamo deciso insieme di allenarci dalla prossima settimana stabilmente qua, a prescindere da tutto, perché tanto qua è un altro tipo di calcio. Di calcio. Possiamo dire tranquillamente. Detto un po' brutto, però è di calcio.